Buongiorno a tutti cari fratelli e sorelle. Oggi martedì celebriamo la festa della conversione di San Paolo e la liturgia ci presenta il Vangelo di San Marco, capitolo 16, versetti 15 a 18. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, come ho detto all'inizio, oggi celebriamo la conversione di San Paolo. Il Vangelista Marco ci presenta oggi l'ultimo discorso di Gesù ai suoi discepoli prima di ascendere al cielo. Si tratta di un mandato, un invio, il conferimento di una grande e importante missione ai suoi discepoli e oggi a tutti noi cristiani. È necessario proclamare il Vangelo, cioè la buona notizia di amore che vince la morte. Cari fratelli e sorelle, questa predicazione è accompagnata dei segni, capaci di tradurre nella vita concreta l'amore di Dio. I segni indicati da Marco sono al servizio del prossimo, servono per spiegarsi meglio, per curare le ferite, per essere vicini a chi soffre. La parola che ci via non ci rende dei re, ma umili, instancabili servitori del prossimo. Allora facciamo questa giornata una giornata che dobbiamo dedicare ai nostri fratelli e sorelle. Mettiamo a disposizione dei nostri fratelli i nostri talenti, la nostra creatività per il bene di tutti. Buona giornata a tutti.